Radio New Zealand, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Mi trovo qui nella mia auto a Caposele, nel mio posto di ex, qui al mare. Vi faccio vedere un pochettino cosa fa questa piccola antenna che ho costruito. Adesso vi faccio vedere tutto. Allora, Nuova Zelanda, buon segnale. Andiamo sui 20 metri. SSB. Potenza che sto usando sono i classici 100 watt dell'apparato, non ce n'ho di più, senza lineare. Questo è solo il microfono, è un microfono. Vedete? Tunnel più 3 da tavolo, tutto sembra funzionare, segnali nella norma, certo, che è vecchiotto anche lui, però vedo che lavora e fa il suo dovere. L'antenna è un classico di Polo 4080. Vediamo, 14.2, facciamo un po' tutto. USB. Vediamo un po' se c'è sta qualche stazione ancora a quest'ora qui del pomeriggio inoltrato, ma ne dubito. Qualcuno c'è, ma i segnali oramai nel pomeriggio inoltrato al tramonto del sole sui 20 metri in inverno è un po' difficile. Proviamo sui 3 e 6 se c'è sta qualcun altro. Ecco qua, vediamo LSB. No, negativo, manco qui. In genere questa è la gamma. No, negativo, manco qui. Allora, sono le ore, vi faccio vedere. Ecco qua, 15.07 UTC, 16.07 locali, pomeriggio d'inverno, abbassiamo qui. Allora, avete visto questo pezzo di filo, doppino telefonico, al solito, mi trovo in auto, ecco qua. Guardate qui l'antenna cos'è, eccola qui, l'antenna è appoggiata sulla porta qui, ecco qua. Ve la faccio vedere un pochettino meglio, che roba è, molto molto piccola, entra in una mano, tutto col doppino telefonico. Allora, questo è un loop senza sintonia praticamente, questo è un piccolo, cioè è spiralato per accorciarlo, per farlo diventare più piccolo chiaramente, molto più piccolo, e chiaramente qua ci sono dei contatti, vedete, delle connessioni. Allora si fa il loop, già c'è un video, se guardate indietro c'è un loop fatto con questo doppino molto più grande di 50-60 cm senza le spire, questo invece è con le spire, però più o meno è lo stesso. Le connessioni sono qui, eccolo qua. In questo caso si taglia sopra, si fa bianco, cioè bianco verde bianco verde, in genere bianco bianco verde verde, no, si spezza bianco verde bianco verde sull'altro capo, vedete l'altro capo, escono altri due capi, vedete, bianco 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 insieme, poi verde e l'altro verde sono collegati all'altro capo, sempre del doppino verde bianco, che va al ricevitore. Ho fatto un'altra spira per diciamo così accorciare un po' il cavo, ma è lungo lo stesso. Ok, importante fare queste connessioni, bianco verde bianco verde, si spezza e si fa bianco bianco verde in questo caso,
Voi seguite i vostri colori, non so se usate del cavo per le casse o altre cose. E sotto poi guardate bianco bianco unito, i due verdi collegati al capo qui che va al ricevitore. Verde, verde, verde collegato al bianco verde che va al ricevitore. Va lì. Ok? L'antenna è appoggiata qua sopra, vedete? Molto molto piccola. Al tramonto del sole. Vi faccio vedere ancora, vediamo un pochettino. Non c'è nessuno qua sopra, andiamo un po' sui 20 metri un'altra volta. Vedete? Assolutamente nulla, arriva molto molto basso, incomprensibile nel modo più assoluto, quindi non posso commentare Antonio, di nuovo a te Antonio. È un'antenna, vedete, molto piccola chiaramente. Sono antenne per uso di questi portatili, Texun, Sanjean e altro. Chiaramente qui c'è lo spinotto. Allo spinotto chiaramente una parte va al centrale, una parte va alla massa. I due capi che arrivano del doppino, vedete? Ok, senza sintonia. Non ha variabili, chiaramente, l'antenna è molto molto piccola, eccola qui. Basta appoggiarla o metterla giù, metterla, come dire, sul vetro. E se riesce più o meno a fare qualche ascolto, cioè così, un'antenna molto divertente. Stiamo un attimino facendo la banda di 40 metri, che è la più. Però non si può fare, che ne so. Sarò malato, che ti devo dire. Ciao Girolamo, grazie. Ok Giorgio, sarò velocissimo. Beh, la fotografia anch'io l'ho avuta, però se dicevi quando sono Vedete, molto molto piccola, pochi metri di cavo. Eccola qui, ve la faccio vedere al di fuori. Vedete dove è appoggiata? È appoggiata qui. Possiamo anche metterla, eccola qui, ancora più fuori, appoggiata sulla macchina, vedete? Vedete, la radio riceve anche se sta sul ferro qua. Vedete, se la alzo ancora meglio. Vedete? Sì, intanto stavo Vedete? ridendo mentre lo dicevi. Quella è una bella scoperta, ma Chiaramente appoggiata su un albero rende ancora di più. Io contattivo l'ho appoggiata qui, vedete? dello spazio. Poi le scatole tu sai che Giusto per fare un ascolto qua chiuso in macchina. la Io la uso sempre, diciamo così, uso sempre queste piccole antenne nel modo più, come dire, nel modo più complicato, nel senso che, anche se sono, come dire, se va bene chiaramente messa così in alto, ecco, in questo modo, anche poggiata, in questo caso, chiuso in macchina qui. India Uniform 7 India Foxtrot con India 6 kg QMQ Uniform Giorgio da Senigallia, passo in QRC. Eccola qui. Ciao, Una piccola antenna sicuramente. per questi Ciao, io apparecchi adesso vado a fare portatili quella cosa, poi più che rende tardi abbastanza stamattina bene, che poi la non costa nulla. 40 se ne va. Va bene, Ricordate solo i sentirò un po' di contatti, questo è contatti, perfetto. importante, Ciao eh? I Girolamo, grazie. contatti, ecco qua. Ciao Giorgio, ciao. In questo caso qui, verde bianco sopra, tagliandoli. E sotto poi bianco bianco insieme e i due verdi che stanno da questa parte collegati al capo qui che va al ricevitore. Verde verde collegati col bianco verde che va al ricevitore.
l'appendiamo dove volete, così l'appendiamo fuori in macchina, ok? Cerchiamo una gamma, dovrebbe andare dai 3,5, dai 3,5 fino ai 20 MHz sicuramente, ma forse anche di più, non l'ho provata, la sto provando adesso. Non so, perché in genere l'altro loop che ho fatto, quello più aperto, funzionava molto bene anche sui 28 addirittura. Also very big signal, 20 dB over line. 3 secondi che è una piccola antenna, si è appoggiata qua sull'auto, eccola qui, non ingombra, nessun ingombro. Vediamo un po' all'interno dell'auto. Ecco qua, guardate qua, è appoggiata qua sul poggiatesta. Vedete il poggiatesta, sta dentro l'auto la macchina, l'antenna, non sta né fuori né dentro. L'antenna ancora riceve, riceve bene. And the group that is Italy 28 Delta Echo Papover. Ecco, anche l'altro corrispondente. Proviamo. Eccola qui. Allora, un piccolo loop spiralato con del cavo telefonico doppino che funge molto bene. Insomma, abbastanza bene per i portatili tipo Texum, Sangean e altri. Ok? Ok, signori. Tramonto del sole. Buona serata a tutti, allora.